Democrazia e libertà sono due parole per noi molto importanti, che affondano le loro radici in un passato non molto lontano, che prende il nome di Resistenza. 8 settembre 1943, Italia, Inghilterra e Stati Uniti firmano l'armistizio. È la Seconda Guerra Mondiale, quando il re Vittorio Emanuele III accetta le dimissioni di Mussolini. Il re assume il comando delle forze armate e Badoglio è capo del governo. La guerra non è ancora finita. I tedeschi gridano al tradimento ed occupano tutti i centri nevralgici dell'Italia settentrionale e centrale. L'Italia risulta così divisa in due. Al sud si forma il Regno d'Italia con a capo Badoglio. Al centro-nord la Germania nazista forma la Repubblica Sociale, nota come Repubblica di Salò, guidata da Mussolini. Le forze armate italiane sono colte di sorpresa dall'avanzata tedesca. Sono impreparate e prive di ordini operativi. Per gli italiani è tempo di scegliere da che parte stare. Molti soldati italiani, fatti prigionieri dai tedeschi, vengono posti di fronte ad una drammatica scelta. Entrare a far parte delle SS oppure diventare prigionieri. Per la maggior parte di loro la scelta, seppur drammatica, è scontata. Meglio la prigionia ed un futuro incerto al rischio della vita, piuttosto che continuare a combattere in nome del fascismo e di Mussolini. Così, la maggior parte delle truppe italiane viene fatta prigioniera e mandata nei campi di internamento in Germania, dando vita alla cosiddetta Resistenza disarmata. Il resto si sbanda, tentando di rientrare al proprio domicilio. Una parte va a costruire i primi nuclei del movimento di resistenza. Il movimento di resistenza è animato da forze eterogenee, diverse tra loro per orientamento politico e impostazione ideologica, unite tuttavia dal comune obiettivo di lotta contro il nazifascismo, per la liberazione del paese dal nemico straniero, i tedeschi, e da quello interno, i fascisti della Repubblica di Salò. Partecipano alla lotta militari e civili, persone di ogni età, censo, sesso, religione, provenienza geografica e politica. Anche nelle Marche numerosi sono gli uomini e le donne della resistenza che non hanno ceduto al lusinghe della propaganda nazifascista e che hanno contribuito alla liberazione della nostra regione. Internati militari, partigiani, staffette fecero delle Marche il centro principale della resistenza dell'Italia centrale. I partigiani rendevano insicure le vie di comunicazione, strade e ferrovie, essenziali per i movimenti dell'esercito tedesco, attraverso atti di sabotaggio. L'8 settembre 1943 rappresenta dunque un momento tragico della storia nazionale. È la tragedia necessaria, da cui prende avvio il riscatto costituito dalla resistenza. Una guerra di liberazione per la costruzione di una nuova patria libera e democratica. Sono Mancini Michele, nato a Lecce il 5 dicembre 1922, residente a Chiaravalle dal 1925. Sono diplomato, posso dire, sono diplomato in magistrale e sono stato chiamato alle armi il 23 luglio del 1943. L'8 settembre è avvenuta la fine della guerra, i tedeschi hanno invaso il 9, la notte del 9, invaso il nostro campo d'aviazione e ci hanno preso prigionieri, tutti belli belli, al campo di concentramento di Wissendorf. Sono Paolino Orlandini, ma tutti mi chiamano Paolo, forse per semplicità. Sono nato ad Ancona il 26 gennaio del 1924. Per incarico del Comitato di Liberazione Nazionale delle Marche
fu incaricato di seguire soprattutto Franco Giannini, che era l'organizzatore, io come braccio armato per proteggerlo eventualmente, per andare nella zona soprattutto del Maceratese, per incontrare e organizzare i prigionieri, ex prigionieri di guerra. La mia famiglia era una famiglia un po' così, innanzitutto antifascista. Quindi, come ho detto, la mia famiglia era quella che era, ma io ero la mosca nera. Mosca nera in che senso? Io andavo a scuola. A scuola si parlava solo del fascismo, perché la storia era quella del fascismo. Dobbiamo ricordare a memoria tutte le date partendo da marzo del 19, fondazione di fascia di comandamento, e lì erano 10 punti, sempre quello, dalle elementari fino al liceo, quella era la cultura militare fascista. Accanto c'era la cultura militare, perché si studiava, è una materia di studio, perché dovevamo diventare tutti guerrieri, perché dovevamo conquistare l'impero, no? Quindi ecco, a casa litigavo sempre con Sierra, perché lei cercava di farmi capire. Mio padre era fascista, come me, ma per necessità, perché se non era fascista lo cacciavano via dal lavoro, quindi era un'estrema necessità. Altrimenti avrebbe fatto molto volentieri a meno. Io ero fascista perché ci sono nato, sono cresciuto, sono stato educato, ho fatto tutta la serie dei ragazzi fascisti, Piglio della Lupa, l'avanguardista, il Balilla, il giovane fascista, e poi sono andato sotto le armi convinto fascista. Dopo ho pensato quanto ero stupido, ma quando mi sono accorto ero troppo tardi. Quando siamo arrivati al campo di concentramento di Wiesendorf, dopo varie vicissitudini che ci hanno spogliato di tutto quello che avevamo, siamo rimasti con qualcosa che non potevamo proprio levarci. E io mi salvai la coperta tagliandoli in 5 pezzi. Ma comunque, dopo qualche giorno, arrivò un signore vestito di nero insieme al comandante del campo. E poi tutti, accompagnati dalle guardie, ci accompagnarono in questo campo, ma eravamo tanti, 20, 25 mila, non lo so quanti eravamo, ma infinite. A questo punto il comandante, questo signore, ci raccontò che in Italia il fascismo era ritornato in auge, che era stata fondata la Repubblica Sociale, che c'era un esercito fascista, e quindi noi potevamo fare opzione, potevamo o andare col fascismo, con l'esercito fascista, e allora saremmo stati subito liberati e inviati in Italia, ma non era vero, oppure passare nell'esercito tedesco, nella SS addirittura tedesca. Al che si pose la domanda: potete solo risolvere in questa maniera, o dite sì o dite no. Se dite sì potete anche non rispondere, dove rispondere, se dite no ve ne state zitti, ma dite no. A questo punto 25.000 italiani dissero, il 99% dissero no. E quel giorno è stato il giorno in cui noi abbiamo detto no e l'abbiamo ripetuto per tutti gli anni della nostra prigionia, quando più di una volta ci hanno invitato ad prendere una posizione. A marzo del 1942 la situazione era già difficile, e nella celebrazione dei fasci di combattimento, che era il mese di marzo, mi pare il 23, se mi ricordo bene,
Mussolini e il Ministero della Cultura Popolare diramò un messaggio di mobilitazione con la cartolina rosa, significa che tutti eravamo mobilitati, per ascoltare alla voce del Duce. E allora ci tocca di andare in Piazza del Plebiscito, in Piazza del Papa. Piazza del Papa, dove c'erano delle grandi trombe che attraverso comunicazioni, radio, eccetera, veniva diffusa questa voce, perfino nei campi, ragazzi, nei villaggi, a Cigoli, a Sant'Angelo, che c'era 10 case, c'era la tromba per far sentire il discorso del Duce, tutti dovevano sentire. Allora noi dovevamo andare dal circolo 28 ottobre per andare là. Che è successo? Quel giorno c'era un sacco di vento. Quando arrivavamo sotto il gagliardetto, una ventata ha buttato per terra il gagliardetto e l'alfiere si precipitò subito per prendere. Nella fontanella c'era un vecchietto che aveva bevuto e c'aveva il berretto in mano, aveva bevuto, poi si asciugò la bocca con la manica da là e si rimise il berretto nel momento in cui la fiera aveva alzato il gagliardetto. Però lì successe un fattaggio. Mario Blasi, un ignorante, però aveva fatto la bassa su Roma, detto un enorme ceffone a questo vecchietto, il quale cade a terra. Io che ero in testa insieme a Ivo qui, e sarebbe pugnali contro Blasi, istintivamente. Ecco, da lì è scattato qualche cosa. Siamo entrati nel Movimento Giovanile Comunista il 1 maggio dello stesso anno, ebbe la prima tesserina di questo colore un po' più scuro, Movimento Giovanile Comunista, rilasciato a il nome soltanto. Dopo il rastrellamento del 26 aprile del 1944, anche nella nostra zona, per cui parteciparono circa 10.000 tedeschi e repubblichini contro 800 che eravamo noi, siamo riusciti a rompere gli accerchiamenti e passare attraverso le maglie dell'accerchiamento con i fascisti da tutte le parti e io in divisa da fascista con una motocicletta così con la targa fascista, il permesso di circolazione tedesco, andavo in giro per tenere i contatti con la gente. Non era la funzione mia, io ero un uomo che di azione, io ero quello che sparavo al momento giusto, sapevo farlo, però a star dietro all'organizzazione era una cosa molto difficile, però accettai. E partecipai e vinsi alla liberazione di Osimo, perché Osimo il 6 luglio del 1944 l'ho conquistata io, ecco perché mi ha dato la medaglia d'argento al valor militare. Durante la prigionia ci sono stati momenti in cui la fame è stata l'elemento vita di tutti noi prigionieri. Ci hanno dato a testa, dopo 3 giorni che non mangiavamo, una carota a testa. E il comandante del campo si giustificò dicendo che purtroppo, siccome era domenica, i tedeschi non lavoravano. Hai capito? Ma il tegame, diciamo, la marmitta era sempre quella, tanto valeva per quelli che eravamo, tanto valeva quelli più 25, era sempre quella, quindi la quantità diminuiva. Dopo altri 15 giorni sono arrivati 190 prigionieri e morti di fame, poretti, e la marmitta era sempre quella. E poi avevi fame, non è che mangiavi quello e si riempivi, no, avevi più fame di prima. E la fame è stata il punto di riferimento di tutti i prigionieri, tutti.
e ti dirò che noi, perché vi andavamo per i campi, arrivavamo dove c'erano le patate e le rubavamo. Rubare veramente è una cattiva azione, ma rubare per fame, io penso che il Padre Eterno troppi ne ha perdonati. Dunque, il 6 di marzo smise del 44 smise di nevicare, la neve cominciò a sciogliersi e dopo 4-5 giorni riuscivo a scendere. Però scendere significava le scarpe. Il problema era le scarpe, non c'eravamo le scarpe. E allora io scelsi 4 o 5 di questi ragazzi che mi sembravano più in gamba con me. C'avevo un camioncino della Guardia di Finanza che era stato preso in precedenza dal gruppo Piero a Filotrano, e io con quello scendevo e facevo il corsaro. Con questo camioncino si scendeva, va bene, si andava verso Appignano, Treglia, Passo di Treglia, da quelle parti, e lì incontravi fascisti, coppie di fascisti, coppie di tedeschi. No, ti fermavi, per me, fermi, mani in alto, e togliavi le armi, e lavavi le scarpe, e poi via, e si fuggiva. Era questa azione di pirateria, no? di corsari che noi facevamo, e tutte le sere arrivavamo con tanta roba, per cui creavamo un sacco di entusiasmo tra gli altri. Allora anch'io mi ero sentito, no? Se i ragazzi mi seguono, finalmente mi seguono, perché tutti facevano una gara, perché tutti volevano venire con me a fare il corsaro, ma io non potevo portarmi, c'era il camioncino solo, però dovete fare la guardia. Mi cominciarono a dar retta e assumessi un sacco di fiducia, ebbi tanta fiducia. Ero felice perché ero riuscito intanto a rimediare più di 40 paia di scarpe, quindi già tutti i ragazzi erano già tutti mobilitati, e quindi fu una cosa notevole che mi piace. Io, ragazzi, ho sposato perfino una coppia di un partigiano, l'ho sposata perché lui ha fatto il birbante con una ragazza e qui l'ho sposata, applicando il codice di navigazione, per cui il comandante della nave può sposare, salvo sistemare le cose al primo porto. Ora, con il segretario comunale di Apiro avevamo fatto in modo, con un foglio di carta di matrimonio, con la scritta in podestà, ho cancellato in podestà, va bene, ho messo il comandante e ho firmato io. E quando che li ho sposati, a essa hai fatto te adesso, prima a casa da tua madre e tutte voi. Ma io, no, te vai da casa da tua madre e non ti fa più vedere qui in giro, vai a casa da tua madre. A lui ho fatto te vai a Casagallo, dice la squadra con una mitragliatrice, ti fai mettere di guardia. Tra poco vengo giù, se non sei di guardia ti faccio fare 2 ore di palo. Uno dei grandi momenti di felicità, perché ce ne sono stati un paio, è stato quello in cui finalmente, dopo un anno e mezzo, ho ricevuto una lettera dei miei, da mio padre, una lettera di risposta a una delle mie cartoline, una delle mie lettere che avevo mandato. Leggere quella lettera, leggerla, rileggerla, metterla sotto il guanciale, la notte mi svegliavo e siccome c'era una luce me la reggevo un'altra volta, perché leggere quelle parole di mio padre e di mia madre mi riempivano il cuore, mi davano tanta forza, tanta gioia, e quindi quello è stato il giorno bello. Beh, è stato un bel giorno perché mi ha riempito di speranza, la speranza di ricevere un pacco. Pacco che non è mai arrivato.
Non ho avuto mai paura di morire, anzi, ero temerario, ero sicuro che nessuno mi poteva colpire a me, non so il perché. Forse facevo il gradasso, un marrasso, era... niente, io, anche se poi per fare, non l'eroe, per portare dietro la gente, che al combattimento di Chigiano il 24 ho portato le cartine topografiche di quella battaglia che facemmo, ve la farò vedere, il 24 di marzo rimasi ferito, però ecco, ferito la gamba, mi hanno curato disinfettandomi con il succo delle cipolle, perché non c'era altro, e con quello invece si poteva uccidere i germi, però la ferita faceva dei pidocchietti bianchi con la crocetta nera, e prurito, prurito. E sta ferita è rimasta senza punti, per cui ancora ho un segno, però non ho mai avuto paura di morire. La notte dovevamo applicare una valvola di sicurezza sulla bocca del pozzo che era stata, perché c'era previsione di petrolio, e alle volte quando c'è previsione di petrolio ci può essere anche fuoriuscita di gas, e quando viene fuori il gas è una roba un po' pericolosa, e allora bisogna bloccarlo con delle valvole che c'avevano là, grosse, pesantissime, e bisognava applicarle sul tubo. E per fare questo ci volevano delle viti, chiamiamole così viti. Il capo mi disse: senti, la valvola è qui, ma le viti non me l'hanno portate. Vai a quel magazzino. Il capo che sta in quel magazzino mi dà 12 pezzi di ferro così, con altrettanti viti, me le mette in un sacco. E io me le metto sulle spalle e devo ritornare alla piramide. Però tenete conto che quella notte era d'inverno, quindi era scuro, che non si vedeva niente. Fango, freddo, piove, ero tutto bagnato. Le scarpe l'acqua mi entrava davanti e di dietro. La fame, che era al 90%, cammina, ogni momento, ogni passo che facevo mi sentivo venire meno nelle gambe, mi venire meno la forza. Non sapevo più come muovermi, fino a che sono arrivato a un cancello di una fattoria. Mi sono appoggiato per prendermi un po' di forza, ma lì per lì mi sono teso venire, non meno come testa, ma meno di forze. E allora mi sono ricordato di alcune parole che mi ha detto mia madre, proprio l'ultimo momento in cui sono partito, che mi ha salutato e andavo sotto le armi. Mi ha detto, mia madre era molto religiosa, figlio mio, in ogni momento che hai bisogno, chiedi aiuto a Dio, perché Dio ti aiuta sicuro. E io ho questo pensiero, l'ho messo in testa, ma proprio era lontano da me. Quando sono arrivato lì, nel momento in cui ho sentito proprio che venivo meno nelle gambe, non nella testa, ma nelle gambe, che non mi reggevano proprio, anche se la volontà era di stare lì, ho detto: Dio mio, aiutami, non ce la faccio più, non mi reggo più, ma è il peso che avevo, mi stava piegando in certi momenti di più. Da quel momento, e io mi sono rialzato da quello stato di depressione, di fiacca, di debolezza che avevo, come se avessi una forza che non sapevo più nemmeno di possedere. Mi sono alzato, ho preso sto sacco, l'ho messo sulle spalle come fosse un giocattolo. L'unico pensiero era che dovevo arrivare a portare sto sacco al capo, perché sennò, dico, senti, ho passato tutto questo tempo, sentirai quello, quante madonne farà, quante madonne, me ne dirà. Un po' tutti sognavamo un'Italia diversa, perché noi eravamo già stati sotto il fascismo, sapevamo che cos'era il fascismo. Sai che non potevamo andare a piedi a Porto Novo
a fare una gita, se prima non facevamo l'elenco dei ragazzi che partecipavano e consegnarli al segretario del fascio. E questa era la libertà, anche questo per dirvi, no? Era il problema nostro grosso, era la libertà di poter fare quello che diavolo ti pare, che non c'era, non ce l'avevamo. E pensavamo chissà che cosa. Io lo sapevo ballare, ma tutti quanti tutti pensavano di andare a ballare, chissà perché. I ragazzi tutti volevano ballare con le fisarmoniche. Com'è? Ballare. C'era uno che aveva rovinato un mobile, una conca. Faceva dron dron, faceva tu, e poi dron dron dron, faceva un rumore e con questo se ballavano. E allora non si sognava un'Italia particolare, si sognava l'Italia, la patria, il ritorno in Italia, sperando di essere approvati. E noi giovani che eravamo cresciuti, educati sotto il fascismo, in cui nulla era fuori della teoria o dell'educazione fascista, i primi tempi eravamo un po' frastornati, non sapevamo da che parte voltarci, non sapevamo che parte prendere. Poi piano piano abbiamo capito, quindi piano piano abbiamo capito che la vita obbligata, inquadrata, regolata dal fascismo, non era una vita democratica, era una vita di obbligo. Io mi ricordo che non potevo leggere un libro che non era nella categoria degli ammessi. Non potevo, se volevo, non andare alla adunata del sabato. No, era obbligatorio. Non potevo dire quello che pensavo, capito? Perché non era ammesso. Ma poi non ti venivano nemmeno le idee, perché la dittatura è questa, ti impone una vita come dicono loro. Non si fa un passo, non si fa una cosa se non è quella che parte dalla mente del capo. Eh no, la vita democratica, la vita libera è quella di poter esprimere se stessa. Io ho imparato forse a chiacchierare troppo, proprio perché mi sono convinto che bisogna aprire a se stessi, bisogna aprire ai giovani, aprire alla società, dire quello che si pensa e non tenere tutto dentro. Ma quando si è detto, cosa risolve? Niente, allora arriva il capo che dice oggi si fa questo, oggi si fa la guerra con quello, oggi si va a combattere là, però lui è lì, non si muove, non va a combattere, non sa cos'è la guerra, non sa cos'è vivere in un campo di battaglia, non sa cos'è un bombardamento, non sa cos'è morire senza aver capito perché. A fronte a noi ci dettero la riconquista della della strada La Romea, è quella strada sul mare che da Ravenna porta a Chioggia e poi a Venezia. Va bene, che poi si congiunge all'interno con la statale 16 Adriatica, che poi prosegue per Padova. Va bene, a noi ci dicono, e quindi cominciamo Mignarino, Codigoro, Porto Maggiore, occupammo tutti queste località, la gente che ci applaudiva, i fiori che ci buttavano dalle finestre, le coperte della prima comunione tutte fuori dalle finestre, e raggiungemmo inseguendo la decima massa, perché noi eravamo davanti la decima massa. Il 3 maggio 1945 è stato il giorno della liberazione, ma non ce ne siamo accorti, questo è il bello, no?
avevamo fatto un turno di notte, io e l'amico Pace. A un certo punto il capo ha fermato l'impianto, ha tirato su tutte le acque che c'erano, poi lui ha preso la motoretta e se n'è andato. Allora abbiamo preso la strada e abbiamo passato il campo, perché passavamo per una campagna, e siamo arrivati sulla strada. Non vi dico quello che abbiamo trovato sulla strada. Polacchi, italiani, francesi, russi, tutti che urlavano, cantavano e festeggiavano. È finita la guerra. Ah, è finita la guerra. Ma quando? Stanotte è finita la guerra. Stanotte, tedeschi sono scappati via. Da tutte le torri erano scappati via i tedeschi. Le guardie non c'erano più. Non c'erano più le guardie. Pensa che festa. Non so da dove uno ha tirato fuori una bandiera italiana. Se l'ha costruita, se l'ha cucita, se ce l'aveva, non lo so. Al campo, fuori del campo, c'era una vecchia antenna, un'asta di bandiera. Sono andati là, hanno buttato giù questa antenna, hanno fatto un buco in mezzo al campo. Ma prima di fare il buco in mezzo al campo abbiamo fatto quella fotografia, che è quella della mia baracca, perché tanti non potevamo, con quella fotografia italiana. Con la bandiera. Poi abbiamo alzato la bandiera in mezzo al campo e tutti quanti, c'era un amico mio che già aveva salvato la cornetta con i soliti giusti squilli di tromba e il saluto militare. Abbiamo aperto la vita alla libertà. Dopo la guerra mi sono sentito più volte domandare: ma chi te l'ha fatto fare? Io ho detto l'ho fatto perché ho ritenuto che fosse in quel momento il mio dovere, ma di fronte poi tra l'altro a un eventuale ritorno, mi dispiace che sono vecchio, ma ripeto, dietro una mitragliatrice ancora ci so stare. C'è sempre un motivo per ribellarsi, per esistere. Il motivo si trova, senza le volerlo farle. E di motivi ne abbiamo. Ecco perché la resistenza non deve morire. Non deve morire perché guai se abbassiamo le mani. Perché questa gente stanno, poi li vedete, stanno rimettendosi, sono messi in testa di riprendere forse l'Italia, addirittura l'Europa, stiamo attenti. È un momento molto, molto, molto difficile. E la resistenza deve vivere perché la resistenza è nata contro i soprusi. La resistenza è nata in Jugoslavia, in Grecia, in Albania, in Unione Sovietica, contro gli aggressori. E noi, per noi gli aggressori, sono chi vuole il totalitarismo, sono chi vuole riportarsi indietro. Sono i nemici di tutti noi ragazzi e dovete farvene una coscienza. Io ai giorni di oggi, senza offesa per nessuno, dico: aprite le orecchie e aprite gli occhi. Ora sta risorgendo un fascismo che corre nascosto tra le varie case, tra i vari opifici, ed è quello che è sorto, come allora? Allora, perché quando io vedo certe manifestazioni in cui si saluta romanamente, si grida viva il Duce, si predica il fascismo, si predica la dittatura. Ricordatevi ragazzi, voi non ci siete vissuti. La dittatura è la mancanza di libertà, non siete padroni, non siete padroni della vostra testa, non siete padroni delle vostre idee, non siete padroni di quello che volete pensare. Non siete padroni di niente,
dovete solo ubbidire. Ecco, ti avete domandato chi ce l'ha fatto fare. A me me l'ha fatto fare il fascismo. Il fascismo voleva evitare di fare le guerre. Non si va a casa d'altri a bomba a volermi imporre la propria volontà. Perché io ho una rabbia, un veleno in corpo quando parlo del fascismo, che voi non me ne fate idea. Perché tutte le sofferenze che abbiamo subito noi, partigiani, milioni di soldati che sono morti perché il fascismo l'hanno andato a combattere a destra e a manca. Perché quante famiglie sono disperate che hanno perso i loro figli. Io ho visto una madre, la madre di un compagno mio, che io gli ho portato la notizia della morte. Vederla mi sembrava la Madonna addolorata il giorno che è arrivata a casa mia. Ragazzi, è una figura che io non riesco più a levarmi davanti al viso di quella donna. Questa è il fascismo, questo è il fascismo che porta odio, che porta rancore, che porta dolore. Ma come? Io devo andare a combattere contro lui? Ma che mi ha fatto lui? Perché lo devo uccidere? Solo perché è di un altro paese? Perché io voglio andare a comandare a casa sua? Questo, mi pare questa una cosa giusta. Non vi lasciate imbambolare da belle frasi e da belle cose, perché è tutta una bugia, è tutta una presa in giro. La democrazia e la libertà sono due valori fondamentali per la mia vita. Con la democrazia godiamo tutti degli stessi diritti. Tutti siamo responsabili della crescita del nostro paese. Invece, la libertà è la condizione che ci permette di non essere sottomessi da nessuno e ci consente di fare le nostre scelte senza costrizioni. La democrazia per me rappresenta la migliore forma di governo perché è capace di garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, sociale, culturale ed economica del proprio paese. Questo non può avvenire nei regimi dittatoriali perché le libertà sono negate. La libertà per me è un valore estremamente importante perché ci rende artefici del nostro destino e ci dà la possibilità di prendere le nostre decisioni. Il periodo che stiamo vivendo ci ha fatto un po' assaporare cosa sia vivere con delle restrizioni, ma questo non è lontanamente paragonabile al periodo vissuto durante il fascismo. Il compito di noi ragazzi è di mantenere vive queste importantissime parole, non solo perché per loro è stato versato molto sangue, ma perché senza di esse cambierebbe tutto. Per me la resistenza è un periodo durante il quale il popolo si è unito per un unico obiettivo, nonostante gli orientamenti politici diversi. La resistenza per me è coraggio, amore per il proprio paese e per la libertà. È il comportamento che tutti dovremmo avere quando qualcuno ci toglie la libertà. La resistenza rappresenta l'idea che tutti insieme possiamo agire per il bene comune che deve sempre prevalere sull'interesse personale. Il 25 aprile rappresenta una data storica per l'Italia. Ricordare la liberazione significa uscire dall'indifferenza, dalla rassegnazione, avere il coraggio di credere nei propri sogni, nei propri ideali e avere un futuro comune condiviso. Il 25 aprile è una festa nazionale a cui molto spesso non diamo importanza e tutto questo mi sembra un insulto a tutti coloro che hanno combattuto per noi. Il 25 aprile è la festa della rinascita dell'Italia. Per me dimostra la forza che un popolo può avere quando è unito. Un giorno in cui ricordiamo l'impegno dei nostri nonni e ricordiamo che hanno combattuto per la loro libertà ma anche per la nostra ed è grazie a loro se oggi siamo liberi. Thank you.
resistenza era. Sempre